si parla delle problematiche della scuola Pascoli con i ragazzi che si trovano un po' in diverse scuole della città, proprio perché nell'istituto di Via Roma c'è un cantiere che ormai dura da tanto tempo. Sì, oramai stiamo assistendo alla diaspora dei ragazzi e dei bambini della Pascoli. E le prime sono dislocate a Via Milano, le seconde sono dislocate presso la Michetti a Via del Circuito, le terze addirittura a Via Regina Margherita presso la Mazzini. Questo è un cantiere che è iniziato a fine giugno, avrebbe dovuto concludersi, così come il sindaco diceva e l'ex assessore Di Jacopo, prima di Natale, in modo da poter consentire il reingresso dei bambini, dei ragazzi il 7 gennaio con la riapertura dell'anno scolastico. Purtroppo invece oggi assistiamo a questo cantiere infinito, una sorta di tela di Penelope, quindi noi chiediamo al sindaco chiarezza, perché questo è quello che vogliono i genitori, se i ragazzi dovranno rientrare con il nuovo anno scolastico, che lo dicessero in modo tale che le famiglie si organizzano come si organizzano anche i docenti. Abbiamo investito 400.000 euro sulla scuola Pascoli di Via Roma, portando a compimento in breve termine un lavoro di riqualificazione dello stabile, di adeguamento sismico, di efficientamento energetico. Non solo, siamo andati al di là delle risorse destinate dal Ministero, abbiamo trovato attraverso risorse di bilancio la risoluzione ai problemi ad esempio della palestra. Oggi siamo a compimento di questo percorso, che purtroppo è stato rallentato anche dal maltempo che ha investito la nostra regione, la nostra città, in maniera importante nel mese di gennaio, nella prima settimana di febbraio, dove è stato impossibile effettuare i lavori. Abbiamo trovato risorse, 800.000 euro per la riqualificazione della scuola di San Silvestro, troveremo, abbiamo già individuato le risorse e verranno presto messe a bando anche questo intervento entro l'estate, le risorse per due asili d'infanzia a Porta Nuova, e quindi questa amministrazione sta correndo rispetto alle problematiche degli edifici scolastici, lavoro che negli anni passati, quando Rapposelli era forza di governo, non ha mai effettuato con le amministrazioni precedenti e che oggi stiamo facendo e risolvendo.